I materiali, diciamo, che sono stati rinvenuti in questo scavo hanno una caratteristica: sono purtroppo tutti molto macinati, sono tutti frammenti molto piccoli e questo rappresenta naturalmente una difficoltà. Nonostante questo, però, c'è una possibilità di riconoscere alcuni di questi oggetti, di dare un inquadramento cronologico, soprattutto a quei materiali, a quegli frammenti che sono di produzione, che vengono dalle importazioni greche, che sono produzioni di ceramica greca dipinta, con per lo più a figure nere, come questo frammento di Kylix ci mostra. E che ci dice che sono importate soprattutto le chiliche e gli schifoi, cioè le coppe più larghe e più profonde per bere, e che quasi tutto questo vasellame importato è legato all'importazione del vino e quindi ad una cerimonia di simposio, di banchetto, che era una forma, diciamo così, di sociale collettiva importante in questo periodo, che, di cui, diciamo, le ceramiche sono testimonianze. Tra gli oggetti più significativi e anche un po' più integri viene questo piede frammentario, ma è la parte, diciamo, finale, il fondo di uno skifos di produzione attica, che ha anche la caratteristica di avere delle lettere incise sotto il fondo. Non è l'unico frammento che ha delle lettere incise, abbiamo anche qualcos'altro degli anni precedenti, e questo testimonia un uso di quelli che vengono identificati come trademarks, come segni probabilmente di commercio o di mercato, perché non sono vere e proprie parole o nomi, sono per lo più a volte segni o sillabe o sigle che si possono rifare ai produttori, al contenuto, alle quantità. È molto discusso, diciamo, il significato di questi segni, ma rappresentano comunque un elemento documentario importante. L'altro oggetto significativo è questo frammento, che, come si può vedere, ha delle figure nere su fondo rosso, però a larghe pennellate, quindi di una con una vernice molto diluita, di una qualità decisamente diversa da quella della produzione attica. È come dire che esiste un'imitazione locale etrusca della produzione attica, che, come dire, la imita senza riuscire ad averne la stessa qualità. La cosa significativa è che, simile a questo frammento, ci sono degli oggetti, una decina di vasi grandi e piccoli ad Adria, che sono stati identificati nel conto di numerosi studiosi come forse proprio una produzione locale adriese che imitava, diciamo così, le figure nere. E questo frammento sarebbe in qualche modo l'unico frammento fuori di Adria che faceva capo a questa officina di produzione locale.